La lotta alla corruzione, tema prioritario dell'agenda del governo Monti, è stata al centro di un seminario lo scorso 23 marzo presso la sede del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il dibattito si è svolto in occasione della presentazione del dossier redatto dalla Commissione Ministeriale per la Prevenzione della Corruzione. È importante che la cultura della prevenzione e della cosiddetta mappatura dei rischi entri nelle nostre amministrazioni e per questo anche noi abbiamo un confronto continuo con l'OCSE, che ha una forte esperienza nei paesi industrializzati su questo sistema. Il seminario ha visto le relazioni del giudice della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, e del funzionario dell'OCSE, Rolf Alter. Sono intervenuti inoltre i rappresentanti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, della Banca d'Italia e della Corte dei Conti. Nei loro rispettivi messaggi, i ministri dell'Interno e della Giustizia, impegnati nella riunione del Consiglio dei Ministri, hanno ribadito il loro impegno nel contrasto alla corruzione. Il dossier della Task Force, coordinata da Roberto Garofoli, sintetizza il lavoro svolto a stretto contatto con le istituzioni internazionali impegnate su questo tema, l'OCSE e il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa, il cosiddetto GRECO. Preventing corruption. Quando si parla di prevenzione occorre attivare una strategia a lungo termine che possa quindi tradursi poi in un cambiamento di atteggiamento culturale. L'Italia non è la sola a portare avanti questa battaglia, sono tutti i paesi che lo stanno facendo e l'OCSE come contributo può dare all'Italia delle indicazioni su cosa funziona, cosa non funziona e quali sono le buone pratiche per migliorare la situazione. La Commissione sta per intraprendere un fitto programma di audizioni istituzionali nei settori in cui la piaga della corruzione si è storicamente radicata: sanità, appalti, urbanistica e controlli. Tra maggio e giugno saranno indicate le misure da prendere in ognuno di questi ambiti. La proposta è quella di emendare il DDL anticorruzione, attualmente al vaglio delle commissioni competenti presso la Camera dei Deputati, prevedendo che le amministrazioni definiscano e trasmettano un piano di prevenzione redatto da un dirigente ad hoc. Una questione che riguarda sia le amministrazioni centrali che gli enti locali e le regioni. Per questo la Commissione propone di valorizzare i prefetti, i terminali del Viminale, affidando loro il compito di supportare i comuni nell'elaborazione dei piani anticorruzione. L'altra figura chiave è quella dei segretari comunali. L'idea è quella di irrobustire la loro indipendenza anche attraverso la revisione delle regole attuali su nomina e revoca. Ai comuni che non adotteranno il piano di prevenzione della corruzione potrebbero essere applicate le stesse misure previste per la mancata adozione del bilancio, diffida, sanzione e scioglimento. La Commissione propone inoltre di tutelare e premiare coloro che hanno il coraggio di denunciare i fenomeni di corruzione.